domenica, sfida tostissima contro Ragusa, un tuo ottimo primo quarto e una leadership che sta crescendo in campo. Sì, diciamo che l'avversario comunque era molto difficile perché loro hanno soprattutto una fisicità molto importante che è quello che poi hanno fatto valere maggiormente sul campo. E noi abbiamo sofferto questo, ma nonostante tutto abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo dimostrato di potercela giocare. Poi con il passare dei minuti abbiamo magari accusato un po' di stanchezza, quindi questo si è visto anche nel gioco di squadra e tutto quanto, e sono quello che poi ci ha portato a questa differenza finale che si è vista, ma abbiamo comunque disputato una buona gara per buoni minuti. Avete fatto prime due trasferte, prima in casa, quindi una vittoria e due sconfitte. Qual è la tua sensazione e il tuo bilancio di queste prime tre uscite, considerando che la stagione è appena iniziata? Sì, è solo l'inizio, quindi diciamo che possiamo dare una prima impressione sia a livello comunque sia di squadra che di giocatrici singole. La cosa principale secondo me è che dobbiamo ancora conoscerci molto in fatto di gioco, avendo comunque sia aggregato Kennedy solo a pochi giorni dall'inizio del campionato. È normale che il gioco di squadra ancora deve trovare quella continuità che facciamo vedere in determinati momenti delle partite, ma facciamo difficoltà a mostrarla per quattro quarti, quindi è normale che abbiamo bisogno di trovare questa continuità, però ci sono tutti i presupposti per far bene e per riuscire comunque sia a dimostrare che possiamo giocarcela con chiunque, e soprattutto in casa speriamo di poterlo dimostrare ancora di più avendo tutto questo bel ambiente di contorno. Sabato affrontate Bologna, la Virtus è un'altra grande pretendente, una grande potenza del campionato. Avete smaltito un po' di scorie, come lavorerete in questa settimana in vista di questa prima sfida? Sì, la Virtus sicuramente è una squadra molto buona che ha un gruppo di italiane che lavora insieme, gioca insieme da tantissimo tempo, e quindi di questo loro fanno la loro forza maggiore. Hanno un'intensità molto elevata, ma questo non ci preoccupa perché deve essere anche la nostra caratteristica principale, quindi sicuramente in settimana lavoreremo molto su questo, sull'alzare ancora di più la nostra intensità, sul non lasciare mai un pallone vagante, sullo stare concentrate in ogni secondo della partita, che sia il primo o l'ultimo hanno la stessa importanza, e per questo faremo valere la nostra intensità nonostante il nostro avversario ne abbia molta da far valere anche loro. Ormai sei in Sardegna da un po', dallo scorso anno, ti chiedo qual è stato l'impatto con Sassari e quali sono i tuoi obiettivi personali e sportivi per questa stagione. Sì, ormai sono in Sardegna da un paio di anni, cioè questo è il secondo anno, e quindi la considero un po', mi sento, non dico a casa perché casa è sempre casa, però tutte le persone qua ti fanno sentire sempre come se lo fossi, non ti lasciano mai rimpiangere quello che lasci a casa. E gli obiettivi personali sono quelli di crescere, ma maggiormente non tanto su un fattore come posso dire, di mentalità, perché su quello ho lavorato tanto in questi anni e credo di essere nella buona strada. Vorrei crescere molto su un punto di vista di dare alle mie compagne di più di quello che sto dando in fatto di ritmo e di mettere il ritmo soprattutto loro, perché il playmaker fondamentalmente è questo il suo ruolo, e poter mettere in condizione di tirare nel momento giusto e nella precisa situazione tutto quanto ognuna di loro è quello che vorrei riuscire a dare a ogni mia compagna, in modo tale che riescano loro soprattutto a dare il meglio e tutte insieme così possiamo ottenere quello che vogliamo ottenere. Se dovessi scegliere un aggettivo per questa squadra, quale sarebbe? Un aggettivo allora, ma sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è mi viene in dialetto, quindi non riesco a dirla.
sarebbe entusiasmo, ma in modo, come posso dire, molto, molto forte, tanto da diventare non aggressività cattiva, ma aggressività quella che ti fa venire voglia di spaccare tutto in senso positivo, ed è questo che poi dopo si trasmette l'una con l'altra e fa creare quell'emozione speciale che ti fa scendere in campo con il sorriso e con la voglia di vincere. E invece un passaggio su Coach Antonello Restivo: lui ha creato questa squadra partendo proprio dal vostro gruppo di italiane. Quanto Coach Restivo può dare a questa squadra e come sta lavorando con voi? Antonello è sicuramente una persona che dal primo giorno, è un allenatore che dal primo giorno ci ha subito fatto capire che essendo una squadra molto giovane e comunque sia che doveva lavorare tanto per ottenere risultati, dal primo secondo ha messo in chiaro che l'intensità non doveva mancare mai, e questo è sempre stato un suo marchio di fabbrica anche nell'anno passato e negli anni precedenti, come mi hanno detto le mie compagne. Lui basa molto appunto sull'intensità e sul gruppo, ed è per questo che ha fatto anche queste scelte di portare noi italiane che già conosceva, perché sapeva la coesione che avevamo e quanto questo dava i suoi frutti in campo. Poi, nonostante a volte puoi trovare avversari più forti fisicamente, tutto come abbiamo visto domenica, il nostro saperci trovare, il nostro saper con uno sguardo capire chi ha bisogno in quel momento di una cosa e chi un'altra, fa di noi il nostro punto di forza. Antonello sa molto bene queste cose, ci conosce molto bene ad ognuna di noi, sa come spronarci e come tirar fuori il meglio da ogni giocatrice, e da questo raccoglieremo i nostri frutti. Prestiti personali Banco di Sardegna. Sogna in grande. Prestito promo. Rata mensile 97,63 euro, 9.000 euro in 120 mesi, TAN 5,49%, TAEG 6,31%. Banco di Sardegna, Gruppo BPER.